pazienza e sforzo insieme per costruire un futuro migliore, soprattutto quando lo sport è a completo servizio della scienza. Ne parliamo con Roberto Eusebio, campione assoluto di body fitness, oggi imprenditore responsabile di un centro fitness. Buongiorno Roberto. Ciao Stefania. Come si fa a trasmettere la propria esperienza agli altri atleti e soprattutto come si diventa campione assoluto di body fitness? Allora, la prima cosa che mi viene in mente per che riassume tutta questa domanda e tutta la mia vita e la mia carriera si traduce in passione. La passione deriva dal termine latino patiro, che significa soffrire, provare, patire. In altre parole, si tratta di un insieme di condizioni, di caratteristiche e di un atteggiamento passivo che abbiamo, no? Però la passione è comunque amore ed è un sentimento che non pilotiamo noi, o arriva o non arriva, però è dentro di noi. La passione che ognuno dovrebbe avere nelle cose in cui crede, nelle cose in cui vive con estrema dedizione, prendere le cose e la vita in generale cogliendone la positività assoluta, anche se a volte cadiamo in baratri di incertezze, ma è proprio lì che dobbiamo tirar fuori il meglio di noi stessi, e questo può avvenire solo se ci amiamo con una ragionevole passione. A me l'attività fisica è servita a conoscermi, è servita a tirar fuori il meglio di me, ma non esteriormente, Stefania, anche se quello che mi ha aggiudicato un titolo è stato quello. Ho coltivato invece anno dopo anno una conoscenza, un'esperienza che mi ha portato a fare delle valutazioni importanti e fondamentali. La cosa più importante della vita siamo noi stessi, è grazie a noi che possiamo considerare amare gli altri, quindi amarci in primis per poter dare e trasmettere.